Buongiorno a tutti e bentornati. Io sono la professoressa Paola Reggiani e in questa nuova video lezione ci occuperemo della vita di un noto autore italiano del Settecento, cioè Giuseppe Parini, o dovrei dire meglio Parino, dato che poi cambierà il proprio cognome in Parini. Parini nasce nel 1729 a Busisio. Oggi potete trovarlo come Busisio Parini, chiaramente il nome del luogo ha preso ispirazione, ecco, poi è stato integrato con il nome di questo grandissimo letterato dell'illuminismo italiano. Comunque sia, Busisio si trova in Brianza e ha dato alla luce Parini che è nato in realtà da una famiglia umile. Compie i propri studi in buona parte a Milano, si trasferisce dalla prozia Anna Maria, la quale lascia nel testamento la promessa di garantire al nipote una rendita annua, a patto che però lui diventi sacerdote. Così Parini, anche se in realtà non ha questa vocazione religiosa, prende la carriera ecclesiastica, che era bene o male, insomma, il modo con cui si mantenevano e potevano permettersi di studiare tutti i ragazzi di estrazione sociale, insomma, meno elevata. Poco più che ventenne entra negli ambienti letterari della città e accede all'Accademia dei Trasformati, uno dei centri culturali più importanti di Milano, in cui entra in contatto con le idee degli illuministi, ma di corrente più moderata, cioè anche lui sposa, come dire, un illuminismo a cavallo tra le idee più moderne, e quindi l'idea per esempio di un intellettuale impegnato nella società, e la tradizione invece classica. Parini si rispecchia totalmente nelle proprie idee, nel proprio pensiero, in questo ambiente. Nel 1754 inizia a lavorare al servizio del duca Serbelloni, è il precettore, cioè l'insegnante privato dei suoi figli, ed ecco che qui entra proprio in stretto contatto con l'ambiente nobiliare milanese, lo vede dall'interno, ed ecco che questo sarà motivo di grande ispirazione per lui e materiale per la stesura del suo poemetto Il Giorno. Oltretutto, la famiglia Serbelloni era una famiglia intellettualmente e culturalmente molto attiva. Basti pensare che la duchessa Maria Vittoria, in realtà, pur essendo sposata con il marito, intratteneva una relazione adulterina con Pietro Verri, uno dei più importanti esponenti dell'illuminismo italiano, nonché sostenitore della cultura illuministica francese. Ecco che così anche Parini poté conoscere e, possiamo dire, vivere in modo molto ravvicinato. Iniziò forse proprio in questo contesto a nutrire un senso di fastidio nei confronti di questi nobili che conducevano una vita molto diversa dalla sua. Così nel 1762, dopo un diverbio proprio con la contessa, se ne andò e cambiò famiglia. Divenne il precettore invece di Carlo Imbonati, il figlio del conte Giovanni Maria Imbonati, uno dei grandi promotori, ecco, dell'Accademia dei Trasformati, e rimarrà al servizio di questa famiglia per ben 6 anni. Nel frattempo inizia a scrivere le proprie odi di argomento civile, impegnato, e pubblica anche 2 parti del poemetto a cui poi darà il titolo Il Giorno, e cioè Il Mattino nel 1763 e Il Mezzogiorno nel 1765. Escono in forma anonima, ma in realtà vengono subito riconosciuti come proprietà intellettuale di Parini, che ne guadagnò grande prestigio. Nel frattempo Milano era sotto il dominio degli austriaci, no? C'era l'imperatrice Maria Teresa d'Austria che portava avanti la sua idea di governo sotto forma di assolutismo illuminato, ecco, per cui lei assecondava e anzi sposava le idee degli illuministi e anzi guardava con favore a quegli intellettuali che a propria volta sposavano queste idee e cercava di circondarsi di queste persone.
Ecco che allora Parini ricevette la direzione della Gazzetta di Milano e poi la cattedra di lettere delle scuole palatine, cioè le scuole pubbliche fondate proprio dall'imperatrice. Qui entrò anche in contatto con importanti artisti dell'epoca e conobbe quindi l'orientamento neoclassico, ispirato agli antichi principi classici di armonia, perfetta proporzione, al culto degli antichi, così come li propugnava uno storico dell'arte celeberrimo, Winckelmann. Ricevette poi altri incarichi ufficiali sui quali non mi dilungo, ma in sostanza. Ecco, è possibile assimilare la figura di Parini a quella di altri grandi esponenti dell'illuminismo lombardo, penso a Pietro Verri, penso a Cesare Beccaria, perché proprio corrispondono, sono proprio il prototipo, la figura, il profilo, ecco, dell'intellettuale illuminista milanese per eccellenza, da un lato al servizio dello Stato, da un lato impegnato da un punto di vista letterario proprio. Nella società. Tuttavia, Maria Teresa successe Giuseppe II, che portò avanti una serie di riforme ben più radicali e diede un orientamento più autoritario al proprio governo anche in ambito culturale. Ecco, Parini rimase fortemente deluso, da questa nuova linea di governo, si allontanò dall'attività intellettuale in prima linea e quando poi ci fu la Rivoluzione francese nel 1789, ecco che Parini dapprima vide con favore questa rivoluzione, soprattutto per ciò che riguarda gli ideali di libertà e di uguaglianza, sui quali, voglio dire, dei quali era fermamente convinto. Ma dopo, per esempio, la parentesi eccessiva e sanguinosa del terrore, assunse posizioni più rigide, se ne allontanò. Quando poi i francesi, con la campagna d'Italia 1796, entrarono a Milano e scacciarono gli austriaci, Parini, proprio in virtù della propria fama, venne chiamato a partecipare alla municipalità, ed occupò quindi, come dire, al governo, all'amministrazione della città. E gli venne assegnato, ecco, un incarico importante a livello di istruzione pubblica, ma a causa di un dissidio con altri componenti della municipalità venne allontanato. Oramai era vecchio, di salute, voglio dire, malferma, si ritira. E quando poi, pochi anni dopo, nel 1799, gli austriaci ritornano, viene lo stesso rispettato, anche se comunque aveva collaborato con i francesi. Ma la sua fama, insomma, era grande, grande era il suo prestigio. Muore proprio quell'anno, nel 1799, proprio quando aveva appena finito di scrivere un'opera, una piccola operetta, un sonetto, in cui ringraziava il Signore di aver ridato Milano in mano agli austriaci. Ma nel contempo si augurava che i nuovi dominatori della città non si macchiassero di nuovi delitti, per così dire, al pari dei francesi. Ecco, quindi 1729-1799 sono i due estremi cronologici che ci dobbiamo ricordare per ciò che riguarda la vita di Giuseppe Parini, uno dei grandi esponenti italiani dell'illuminismo, una personalità, possiamo dire, multiforme, per certi aspetti conservatrice, per certi aspetti innovatrice.